Ciao a tutti ragazzi, sono Cesenato81. Dopo una lunga attesa torno a fare guide e oggi vi propongo la guida di Pokémon Bianco, che è l'ultimo gioco di Pokémon uscito. E niente, spero che vi piaccia. Qui come vedete c'è questa bella introduzione dove ci hanno fatto vedere il video e che io ho saltato, come avete visto, e adesso possiamo fare nuovo gioco. Eccoci qua, questa qui è la professoressa che c'è in Pokémon Bianco, che a differenza di altre edizioni è una femmina e si chiama Aralia. Questo qui, ecco, è il suo Pokémon, come in tutte le edizioni scorse, la professoressa ci farà una breve introduzione al mondo dei Pokémon. Qui. Mettiamo che sia maschio. Adesso il nome. Adesso inserisco il nome. Bene. Ok, fatto. Ecco qua, allora ci chiede la conferma. Andiamo avanti. Ecco qua ci fa la presentazione dei nostri rivali, diciamo. Questo qua è Comor, che diciamo che è un'area un po' da secchione, possiamo dire. E questa qui è Belle Belle, non so, chiamatela come volete. E in mezzo ci siamo noi. Adesso penso che la professoressa ci lasci, ecco, ci lasci fuggire. Ecco qua ci dice una cosa che in altre edizioni non ci diceva, ovvero che siamo in estate. Non so che cosa serve in un gioco di Pokémon sapere se sei in estate o in autunno, così, però l'ha messa e noi ce la prendiamo. Allora, avete visto che la professoressa era entrata in casa nostra, adesso è uscita subito dopo neanche un secondo. E comunque adesso ci troviamo magicamente nella nostra stanza con Comor. Entrambi notiamo il pacco lì sopra al tavolo e adesso arriva anche Belle, in ritardo ovviamente. E beh, ovviamente dalle ragazze cosa ti vuoi aspettare? Arrivano sempre in ritardo. E adesso finalmente possiamo iniziare scegliendo subito il nostro Pokémon, che si trova dentro a quel pacco sul tavolo. Ecco, qui c'è il biglietto dove ci dice che questo pacco qui ci è stato lasciato dalla professoressa. E qui andiamo a vedere i Pokémon. C'è Tepig, che è il Pokémon di tipo fuoco, Snivy, che è quello d'erba, e Oshawott, che è di tipo acqua. Io ovviamente scelgo Tepig. Penso che ormai avete capito che mi piacciono di più i Pokémon di tipo fuoco. E adesso vedrete che sfideremo sia Belle che Comor. Belle avrà il Pokémon che è debole al nostro, quindi nel mio caso Snivy, mentre Comor avrà il Pokémon, diciamo, che è favorito contro il mio, quindi Oshawott. È lo stesso meccanismo che c'è in tutti gli altri giochi di Pokémon, quindi non cambia assolutamente niente. Qua il mio Tepig, che avrà soltanto azione colpo coda. Come vedete, i combattimenti, diciamo, sono un po' diversi, diciamo, come grafica. I Pokémon si muovono, come vedete si vede l'allenatore che lancia la Pokéball. Cioè, diciamo che sono stati migliorati un pochettino. E a me onestamente piacciono un pelo di più. Però diciamo che non c'è troppa differenza con le altre versioni, dai, di Pokémon. Ok, intanto che parlavo, qua abbiamo sconfitto il primo Pokémon, il primo allenatore, Ok, adesso come vedete la stanza è tutta distrutta. Lei farà bello, farà fatica, farà finta di niente. Ma in realtà è stata lei, secondo me, a causare un gran casino.
come si deve fare con questa qui. Adesso Comor farà il saputello, dirà che ce l'aveva detto, che andava a finire così, che succedeva questo casino. E adesso dovremmo sfidare anche lui. Intanto ci ha curato i Pokémon. E quindi adesso siamo pronti per sfidarlo. Ecco qua. Adesso mandare anche a Poshawott. E noi manderemo in campo Tapig. È pallosissimo adesso sta battaglia. All'inizio le battaglie sono abbastanza pallosine. Continuo a usare azione adesso. Azione ancora, azione. Finalmente è comparso. Finalmente siamo saliti a livello 6. Se battiamo un altro Pokémon, secondo me saliamo ancora di livello. E adesso i due se ne andranno, anzi scenderanno al piano di sotto. E possiamo scendere anche noi adesso. E vedremo che saranno ancora lì, che parlano con nostra madre. Sì, in poche parole adesso gli dicono che metteranno a posto la stanza, si scusano per il disturbo e tutte quelle cose lì, dai. Cose di cui ho dei dubbi perché non penso proprio che loro due mettano a posto la stanza appena distrutta. Adesso ci viene incontro nostra madre. Come vedete ci sta parlando, adesso ci correrà prima il Pokémon. Sì, ecco. E poi ci darà l'Inter Poké, se non sbaglio. Sì, questo oggetto qui. Che ci permetterà di fare le solite telefonate, come in tutti gli altri giochi. E adesso possiamo andare a casa di Bell. Ecco, come vedete c'è Bell che va verso la sua casa e noi adesso la seguiremo. Ok, la sua casa è questa qua, possiamo entrare. Ecco, c'è Bell che parla con suo padre. Come vedete, non è che sia una conversazione molto felice. Perché lei penso che sì, voglia partire per l'avventura con il suo Pokémon. Però suo babbo glielo impediva. Ma lei, a quanto sembra, fugge di casa. Così prende su, va via. Non lo so, dice che è tutto tranquillo. Beh, a noi non ci interessa niente. Noi continuiamo per la nostra strada. Quindi possiamo andare qua al laboratorio, dove c'è Comor, assieme a Bell, appunto. Entriamo dentro, dove ci sarà la solita professoressa, che ci aspetterà. Adesso inizierà a fare tutti i soliti discorsi, la professoressa Aralia. Adesso ci chiederà, ovviamente, se la vogliamo aiutare nel catturare i Pokémon, dai, come in tutte le edizioni chiede sempre la stessa cosa. Qui intanto ci ha chiesto se voglio andare il soprannome al nostro Pokémon, io mi sono sbagliato, quindi adesso ho fatto esci, perché non mi piace dare i soprannomi ai Pokémon. E qui ci darà il Pokédex. Ci darà il Pokédex. Ecco. Sì, qua perfetto. E ora ci farà vedere come catturare un Pokémon e quindi dobbiamo raggiungerla a percorso 101. Beh, ormai penso che lo sappiamo tutti come far catturare un Pokémon. Comunque, adesso appena usciamo dal laboratorio ci sarà nostra madre che ci aspetta di fuori. Ci darà la mappa città, mi sa. Sì, ecco, ci dà la mappa città. La dà anche a Comor, se non sbaglio, e a Bell. Sì. La dà a tutte e tre, quindi, alla fine. Beh, che bella mamma generosa che abbiamo, dai. Non si doveva sprecare.
Eccoci qua, adesso andrà via, spero, perché non lo voglio tenere qua a lungo. Ecco, andata via. E adesso noi potremo dirigerci finalmente verso il percorso 101. Ecco, i due sono andati via per conto loro, ma li ritroviamo subito qui, infatti. Molto intelligente sta cosa. E qui adesso ce ne andremo insieme verso il percorso 101, che è a 2 cm da qui. Ecco, arrivati. Molto, molto lungo il viaggio, devo dire. E qua incontreremo la nostra professoressa Aralia. Adesso ci farà vedere come si cattura un Pokémon. Cosa molto semplice, anche perché non l'avessi mai fatto. Ecco, per questo Pokémon, Patrat. Penso che si pronunci così, boh. Perché tutti questi nomi nuovi, non ci capisco più niente ormai. Tutti i nomi nuovi, ormai le mosse sono nuove anche quelle. A me piacevano i Pokémon che c'erano all'inizio, quelli di argento, blu, rosso. Quelli sì che erano. Mi ricordo quando giocavo a quei giochi lì che erano veramente belli. Adesso ormai stanno facendo tantissimi, i Pokémon diventano sempre di più. Però, come grafica, ovviamente i giochi sono sempre meglio. Vabbè, qui ho finito, ho catturato questo cavolo di Pokémon. E adesso vediamo cosa si dice. Sì, ci spiega un po' anche a parole come fare, dopo avercelo fatto vedere. E qui ci regala le Pokéball, le solite 5 Pokéball. Ecco, poi se ne va verso la prossima città. Che è a 420, mi sa. Boh, mi sa di sì. E niente, adesso anche loro due in teoria se ne dovrebbero andare. Sì. Ah, sì, adesso stanno proponendo di fare una gara per vedere chi catturava più Pokémon. Ma adesso andremo avanti. Ecco, cioè andremo avanti. Ormai la parte è finita. Adesso mi è capitato questo Pokémon. Ma farò fuga. Quasi sicuramente. Anzi, sicuramente. Ecco qua. Ci siamo. Allora, ragazzi, la parte sta per finire. Il tempo a disposizione è finito. Adesso salvo, e come vedete sto salvando. E niente, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, commentate i miei video. E niente, spero che la parte vi sia piaciuta. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!